Non scevra di polemiche la visita catanzarese del critico d'arte Vittorio Sgarbi che ieri sera al Museo Marca ha tenuto una lectio magistralis in merito alla bellezza della città di Catanzaro, da lui stesso criticata qualche anno fa. Una città tra le più vituperate e con una delle piazze tra le più brutte d'Italia, aveva detto, riferendosi a Piazza Matteotti. Oggi quella stessa piazza appare in una veste rinnovata e sembra che Sgarbi l'abbia molto apprezzata, assieme ai monumenti e ai musei che ha visitato ed elogiato prima di recarsi al Marca, dove ha anche presentato il suo ultimo libro, Dal cielo alla terra, da Michelangelo a Caravaggio, Il tesoro d'Italia. Ai microfoni, il critico è tornato sulla vicenda della mancata esposizione dei bronzi di Riace all'Expo 2015. Non c'era motivo per non far arrivare le due statue a Milano. Sono forti, sono due guerrieri. La questione è stata solo politica. Penso che io posso essere il primo a ritenere che siano delle cose così importanti che il destino ha attribuito alla Calabria, che è bene che stiano lì, ma allora occorrerebbe che la città fosse preparata per trarne il massimo beneficio. In questo caso, siccome l'Expo capita una volta ogni 100 anni, il massimo beneficio per me era che le cose più belle d'Italia, fra cui oltre i bronzi, non so la chimera di Arezzo, si facessero vedere per far vedere l'Italia al mondo. 22 milioni di persone sarebbero state una buona risposta, almeno quasi come Checco Zalone, insomma. Ora, che se Checco Zalone, invece di farlo vedere in 1300 sale, lo facessero vedere in due sale, uno direbbe non si capisce perché. Allora, i bronzi è lo stesso, non è che devono stare o non stare, bene che stiano a Reggio, però se si fossero mossi quei 6 mesi avrebbero dato una bellissima immagine dell'Italia e della Calabria, con ciò dando della Calabria un'immagine diversa da quella della criminalità corrente. Perfetto. Nella propaganda. E questa era la mia intenzione, poi non l'hanno capita, ma avessero detto siamo pronti, come ha detto Renzi mentendo, andranno charter, non sono arrivati, ma quelle teste di cazzo, fra cui il Presidente del Consiglio Nazionale, che hanno detto che erano fragili, il loro cervello è fragile. Perfetto. Non sono fragili. Fragile. Hanno preso per il culo il Ministro Baio, non prendono per il culo me, si possono spostare, si possono. Come si spostano i malati, come si spostava mia madre che poi aveva 90 anni, cioè dico, i bronzi di Riace sono robusti e possono affrontare un viaggio, se però glielo vuoi far fare, dì che è una questione politica o una Perfetto. Questione di scelta, ma non che sono fragili, cioè prendono per il culo un altro, non sono fragili, non sono forti, sono due guerrieri e possono andare in giro. Se poi si ritiene giusto che stiano lì creandogli intorno un contesto di tanta attenzione, va benissimo, ma per tenerli lì quando tutti vanno a Milano e pochissimi vengono a Reggio Calabria, io credo che sarebbe stato da quel punto di vista più giustificato in quell'occasione, una volta ogni, io credo una volta ogni 30 anni potrebbero partire, sarebbe in un secolo 3 volte, mi pare una cosa giusta, ma come partono tante altre opere, non è che, perché sono più fragili loro di Mattia Preti? Assolutamente. E perché? No. Ecco.